Buonasera a tutti, siamo qui all'Autodromo Nazionale di Monza per il primo appuntamento del campionato WTCC organizzato da simracingworld.it. Io sono Massimo Caverio, con me c'è Mauro Dragoni. Ciao Mauro. Ciao, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo campionato. Allora Mauro, prima gara di Bene. questo nuovo campionato, siamo a Bene, bene. Monza. Siamo a Monza, ma presentiamoci magari un po', visto che è la prima diretta di questo 2013, quindi anche se siamo un po' in ritardo, buon anno a tutti da parte dello staff di Racing World. Campionato WTCC, che è uno dei tre campionati che esordiscono durante questo 2013. Lunedì è iniziato il campionato ETCC, del quale purtroppo non c'è la diretta, mentre la prossima settimana tornerà il via il campionato GP2, che invece vedrà la diretta, giusto? Ci Esatto, sì. saranno Dario Tanto. e Paolo, giusto? No, io e Dario. Tu e Dario, bene, Esatto. bene, Paolo sarà impegnato in pista. bene. Ah, è vero che Paolo corre. Dunque, dicevamo, campionato WTCC parte questa sera sul velocissimo tracciato di Monza. Questo campionato che si articola su una distanza di 7 gare, da qui fino al 17 di aprile, e che vede sia circuiti veloci, ad esempio Monza o Brno, e anche Suzuka, che è la gara conclusiva, sia circuiti un po' più impegnativi e cittadini come Valencia e lo Slovakia Ring. Ma magari merita forse fare un minimo di accenno al calendario. Stasera appunto abbiamo Monza, fra 2 settimane avremo Valencia, poi l'Hungaroring il 20 di febbraio, il Salzburgring il 6 marzo, Brno il 20 di marzo, lo Slovakiaring il 3 aprile, giusto per smaltire le fatiche pasquali, per digerire l'uovo, e gara conclusiva Suzuka il 17 di aprile. Stasera doppia manche, su a distanza di 10 giri. Una lista di partecipanti che sicuramente Massimo concorda essere decisamente interessante. Esatto, sì. Veramente E tanti quindi iscritti anche per questo campionato. Abbiamo 34 iscritti. Logicamente ottimi numeri. non saranno tutti presenti come tradizione. Nel Come simracing c'è sempre qualche tradizione, assente. come tradizione. Infatti abbiamo ben 34 iscritti. 4 riserve, quindi Esatto. proprio pienone. Vediamo un po' stasera, un po' come tutti e tre, perché anche la GP2 ha fatto il pienone. L'ETCC ci ha messo un po' più di tempo a riempirsi, però È anche decollato anche lui. lunedì, esatto, lunedì anche noi eravamo per entrambe le manche 26 in pista. Insomma, sono numeri sempre interessanti. Poi si sa Esatto, sì. che per qualche motivo la gente si iscrive poi si dimentica delle gare, oppure si dimentica che si è iscritto a qualcosa che non può, alla quale non può partecipare. Bene, mi sono avviato anche il live timing, quindi diciamo che la Perfetto, intanto stiamo postazione. dedicando qualche inquadratura, adesso che è entrato in box, a Marco Fiore, che ci hanno sottolineato e raccomandato di festeggiare le sue 500 gare online proprio questa sera. Quindi speriamo che possa festeggiare nel migliore dei modi, visto anche il debutto ufficiale del nuovo team. Il loro nuovo team, esatto, perché c'è stato, diciamo, un po' di movimento durante le vacanze natalizie. C'è stata appunto questa la nascita di questo nuovo team, il Heavy Bulls Motorsport, che attualmente vede tra le sue fila Marco Fiore, che ha chiuso la saracinesca dell'SRV Team, e Paolo Taddeolini, che è appunto uscito dal Busters Racing Team per affiancare Marco in questa nuova avventura. Quindi vedremo se il loro esordio sarà positivo oppure no. Hanno scelto sicuramente una serata impegnativa Esatto, sì. Debutto. per fare il rodaggio di questo nuovo team. Tra pochi minuti penso che saremo. Anzi, fra Pochi un secondi. minuto, pochi secondi,
andremo in qualifica, diciamo, una griglia di tutto rispetto, in quanto vediamo tra le fila Dario Busia, sicuramente grande favorito questo campionato, che corre insieme in team con Thomas Truffo, che si è rivelato un pilota decisamente veloce. Non mi sembra che abbia su Sim Racing World molta esperienza, però non conosco la storia, diciamo, di questo pilota. Nemmeno pure per me è nuovo, però diciamo che già nell'allenamento settimanale si è fatto notare andando a prendere il primo posto nella lista Hot Lap, quindi sarà da tenere d'occhio anche lui. Esatto. Abbiamo il secondo team del Red Devil Racing Team, composto da Alex Maresta, altra vecchia conoscente di Sim Racing World e grande pilota molto veloce, che correrà insieme ad Antonio Biagiotti, pilota nuovo da queste parti. Poi sicuramente Marco Fiore e Paolo Teddolini diranno la loro al riguardo. E abbiamo anche gli esponenti del Blue Bolt Racing, Andrea Tufariello e Andrea Mantovani, che abbiamo visto essersi comportati decisamente bene durante le gare di test. Sono piloti che conosciamo essere forti. Anche da loro ci aspettiamo una certa prestazione. Tra il Busters Racing Team abbiamo un team molto giovane, entrambi sotto i 20 anni, Diego Taddeolini e Marco Belfiore, che è il nuovo ingresso 2013 per il Busters Racing Team, pilota che ha approcciato il team racing solamente da poche settimane, però scusate, da un paio di mesi, oramai un paio di mesi, e pian piano, insomma, sta imparando. Insomma. Ha iniziato con mod non semplicissimi, però insomma, lunedì nel TCC è preso abbastanza bene. Poi nelle file abbiamo ovviamente anche Andrea Crespi, Fabrizio Gritti, Gianluca De Matteo, insomma tanti piloti che possono dire la loro. Allora, vediamo un po'. Qualifiche iniziate. Esatto, sì. Siamo Qualifiche sull'attuale iniziate. leader Dario Bosia, che sarà il primo Eccoci a qua. far registrare un tempo. Esatto, infatti è proprio. A bordo di una Seat Leon. Esatto, poi infatti ci sono anche tutte le auto pian piano da imparare. Sì. Mod VTCC, mod prodotto ovviamente in casa SRV, Esatto, perché sì. oramai i mod stanno sfornando i nostri eroi, sono validi, belli e molto apprezzati, sia all'interno del portale che anche all'esterno, non solo del portale, ma anche della nazione, possiamo dire. La Eh sì. Germania guarda con occhio curioso ciò che stanno producendo. Dario durante il suo giro di lancio, nel server ci siamo in 27 partecipanti, quindi ottimo numero, direi. Appuntamento, verrai convocati, vediamo un po' qua. Diciamo che anche le due auto che vantano il maggior numero di scelta sono la BMW 320 e la Seat Leon. Sono tra le più presenti in pista, quindi quelle che hanno ispirato maggior fiducia nei piloti, diciamo. Interessanti. La scelta della BMW è sempre un po' una scommessa, nel senso che è l'unica a trazione posteriore, Esatto. quindi ha un suo vantaggio sicuramente sulla lunghezza di gara, perché a fine gara, benché le gomme si usurino, non si ha quella perdita di aderenza, soprattutto nelle curve in appoggio, che si hanno con l'auto trazione anteriore. Ovviamente è un po' più difficile da dare, in quanto perdona decisamente di meno. Faccio andare in testa a coda con la BMW che con una Seat Leon. Tanto siamo andati in camera car con Dario, che affronta la variante della Roggia.
Gianluca De Matteo è uscito. Diciamo che attualmente tutti i piloti sono in pista. E meno male che almeno Monza si gira nell'arco circa 1,56-1,57 sarà più o meno la pole. Hanno anche lo spazio per distribuirsi bene. Ed è curioso, sarà curioso vedere anche il gioco di scie. Esatto. Fondamentali saranno. Sì, finisci. Fondamentali saranno anche gli eventuali giochi di squadra che si potranno fare sui lunghi rettilinei qui a Monza durante le qualifiche. Esatto. C'è poco tempo per farlo, quindi è anche una scommessa pericolosa per questo, Esatto, che se sì. non viene bene si rischia di sprecare in 2 minuti prezzo del circuito di Monza, che io non ho mai nascosto essere tra i miei preferiti, nonostante dal punto di vista tecnico non sia sicuramente dei più complessi, ma la mia preferenza nasce un po' appunto da questa continua lotta che c'è tra i piloti, in quanto è facile trovarsi in trenini di auto e scie contro scie staccate al limite, eccetera, rende le gare sicuramente noiose. Invece, ovvio che quando ti trovi da solo è il massimo del divertimento. Intanto Bosia che fatto segnare il tempo 57,7. 57,7, quindi per il momento prima posizione per lui. Il primo intertempo è sopra di soli 2 millesimi rispetto al suo tempo. In questo momento sta affrontando le due curve di Lesmo. Ah no, ritornate ai box. Vediamo un po', vediamo Lucchesi, Truffo Lucchesi in che si sta terza. lanciando. E, ah no, aspetta, Seguiamo abbiamo un due po' Thomas Lucchesi. Truffo. Abbiamo due Lucchesi stasera, eh? Ne abbiamo uno solo, no, c'è Ma solamente dovrebbe Alessio esserci Lucchesi. solo Alessio Lucchesi. Alessio Thomas Truffo, che è primo intertempo solamente a 38 millesimi da Dario. Vediamo un po' che si sta involando verso la staccata della Ascari, quindi verso il secondo intertempo. Vediamo un po' cosa farà segnare. È solamente a 14 millesimi da Busia. C'è davanti a lui adesso e è uscito male dalla Ascari andando a toccare le gomme. Esatto, ha toccato all'interno. Peccato perché sta facendo un gran tempo. Vediamo Maresta, quarta posizione. Eccoci sugli due. Niente, anche lui ritorna ai box. Sto facendo una carrellata giusto per vedere un po' chi è che sta facendo dei tempi interessanti. Cornacchin salta in quarta posizione a soli 77 millesimi. È una griglia attualmente che ha veramente dell'incredibile. Bosia in testa con un 57,723. Alessio Lucchesi staccato di 71 Sì. millesimi. Thomas Truffo staccato di 73. Cornacchin staccato di 77. Molto molto vicini. Queste sono le premesse dopo 5 minuti di qualifiche. Quindi stasera è tutta da seguire, perché questi quattro si Sì. scanneranno. Voglio vedere Dario che scappa. Attenzione, Tanto. Cornacchini, primo intertempo sulla. Ah, ho sbagliato la No! scala. Niente, quindi andiamo su Thomas Truffo che si sta lanciando. Lucchesi, niente. Bosia si sta lanciando. Adesso vado a fare un giro anche un po' più indietro. Intanto noi seguiamo Truffo. Poi sta arrivando al secondo no, è nel giro di lancio perché Attenzione, c'è sta. Mantovani in decima posizione che al primo intertempo è in ritardo di soli 74 millesimi. Adesso Eccoci su Mantovani. vediamo, perché ogni volta che ne ha su qualcuno questo si impala. Quindi vediamo anche dopo 5 minuti di non essere etichettati come gufi del. Ecco, il team Blue Bolt sono gli unici che hanno scelto la Lada Priora. Infatti, entrambi i team Blue Bolt, denominati Blue Bolt Racing e Fulmine Blue Team, scendono in pista con la Lada Priora.
Mantovani, secondo intertempo, 180 millesimi di ritardo. Stasera parliamo in millesimi, non parliamo in decimi. Sì, ho sbagliato alla uscita scala, un po' larga. Mantovani, e dove? Niente, rallenta. Ragazzi, non riusciamo a vedere un giro. Dario Bosì è sotto di 71 millesimi al primo settore. Quindi potrebbe andare a migliorare il suo miglior tempo. Vediamo, staccata della Ascari, 7 millesimi. 7 millesimi. Sembrano quasi gli stacchi da gare NASCAR americane. Mamma mia, veramente. Stasera si parla in millesimi. Monza si parla in millesimi. Con Akin là davanti, ma non penso proprio che disturberà di Dario. Staccata della parabolica, ingresso buono, bello. Poteva far scivolare la macchina leggermente di più, però sono qua a guardare il pelo dell'uovo. Dario che taglia, attenzione Lucchesi pole 57-6 per Lucchesi e contropole di Dario, 36 millesimi, ecco Lucchesi lo vediamo là davanti nel frattempo. Sì, siamo andati in quadratura su di lui, lo vedeva con una macchina che forse a te ricorda qualcosa. Vediamo un po'. Questa è la mia Fida Focus. È alto il distacco nel primo settore. Oddio, c'è gente che per avere un distacco così pagherebbe, però visti i distacchi di questa sera... Esatto. È alto. Però vediamo che è solo 66 millesimi dal suo best, quindi... Probabilmente ha fatto un gran secondo settore, vediamo. Oh, adesso ha problemi con. No, si è spostato. Italiano. Vediamo il secondo intertempo. È solo i 38 millesimi dal miglior giro. E a 18 dal suo, quindi. Assieme a che aveva problemi nel primo settore Lucchesi. Esatto, sì. Però riesce comunque a recuperare nel secondo. Quindi... Ha recuperato ben due decimi a Dario. Non è poco. No. Non è poco. Considerando che hanno 36 millesimi di differenza attualmente. Esatto. Vediamo Lucchesi se può arrivare sul traguardo. E rimane secondo. 10 millesimi. Infatti si suicida contro le barriere perché è un po' Dario. 50 millesimi sotto. Nel frattempo gli Alfieri Bastias cosa stanno facendo? Diego Taddeolini, 15esimo a 1 secondo e 6. Marco Belfiore, 26esimo a 6 secondi e 8. Spero che abbia avuto problemi e che non sia la performance di questa sera. Andiamo un attimo su Andrea Tufariello, sesta posizione, quindi anche il Blue Bolt presente nelle prime posizioni. Andiamo per andare a concludere il suo giro. Devo guardare il tempo di Dario, però mi è stato... Tufariello torna ai box. Mancano poco più di 3 minuti alla fine delle qualifiche. Tanto c'è un errore di Marco Fioga, la prima variante, si è appena lanciato per il suo giro veloce. C'era stato un altro cambio di posizioni tra Bosì e Lucchesi, forse. Adesso è ancora 10 millesimi di differenza. Sì,
Si è lanciato Dario. Non lo so. Si è lanciato Dario. Questo è sempre 10 millesimi. Un'altra lotta interessante per la seconda fila tra Thomas Truff e Stefano Cornacchin, che hanno un distacco di solo 4 millesimi. Mamma mia. E 5 millesimi dietro c'è Alex Maresta, quindi... Sì. Stiamo inquadrando Cornacchin, che corre come indipendente. Vediamo se riesce a lanciarsi per l'ultimo giro. Dovrebbe farcela ormai. Cornacchin che secondo te ha tempo sotto di un decimo al tempo di Dario. Attenzione, quindi. Forse. Non lo so, perché sto cronometro... Perché Cornacchin si sta lanciando adesso per il suo giro cronometrato. Adesso. Ecco, lo seguiamo un attimo per... Perché sono veramente, veramente molto vicini i primi. A tempo 53 millesimi. Fatto leggermente lungo uscita dalla roggia, sì. Intertempo, tempo davanti tutto imparato. È sotto di 13 millesimi al tempo di Bosia al secondo, nonostante quello errore l'uscita della roggia. Veramente, veramente, perché Paul Baruzzo. Paul di Baruzzo, Paul momentaneo Paul di Alessio Baruzzo, 57,5. 39 millesimi a Busia. Forse Cornacchin si è giocato la pole della frenata della roggia. Vediamo come chiude. Rimane in quarta posizione. Quarta posizione, no, 50. Scavalca Thomas Truffo. E si posiziona a un millesimo da Alessio Lucchesi. Andiamo su Baruzzo, che sta provando ancora. È sotto ancora di 55 millesimi al primo settore. È riuscito a lanciarsi per un altro giro. Non l'avevamo ancora nominato, ma anche Alessio è uno dei piloti da tenere d'occhio. Corre per l'Asso Racing. Asso Racing con Fabrizio Patchman Gritti. Patchman. 7 millesimi di ritardo secondo intertempo. Intanto vediamo se Bosia i box. Anche Lucchesi. Al limite per Baruzzo. Vediamo se si migliora. No, non si migliora, ma comunque mantiene la pole, perché abbiamo Bosia ai box, Lucchesi, e ormai sono tutti i box. La sezione è già finita, quindi non penso ci sia ancora qualcuno che sta girando. Mi sembra di no.
perché l'ultimo era Candela. No, non c'è più nessuno, sono tutti ai box, Tutti i quindi box, possiamo sezione dare finita. la griglia definitiva di questo primo round, prima manche del primo round del campionato UTCC emozionante. Alessio Baruzzo, pole position con 1,57,595. Fianco a lui, in prima fila, Dario Bosia, soli 39 millesimi di distacco, e seconda fila due piloti che hanno fatto praticamente lo stesso tempo: Alessio Lucchesi, 49 millesimi dalla pole, e Stefano Cornacchin, 50 millesimi dalla pole. Cornacchin che, con quel piccolo errore, diciamo, in frenata alla Roggia, forse si è compromesso la possibilità di partire in testa. Però, fatto sta, seconda fila. Terza fila composta Thomas Tufo, Alex Maresta, quarta da Andrea Tuffariello, Alessandro Belli, quinta Gianluca De Matteo e Marco Fiori. A seguire Di Vico, Mantovani, Biagiotti, Gritti, Crespi, Diego Taddeolini. No, ho perso Paolo. Paolo Taddeolini era in 10ª posizione, penso che abbia lasciato il server. Ah, ecco. Perché era in 12ª posizione. Più o meno è andata. Adesso vediamo. 10 minuti di relax per i piloti prima di lanciarsi in questa gara, dove il primo la prima manche verrà effettuata con la partenza lanciata, primo giro da farsi in fila indiana, mentre gara 2 ci sarà partenza da fermi col giro di formazione e griglia invertita dei primi 10 piloti Rispetto alla qualifica. rispetto alla qualifica. Diciamo che mi ero incartato nel dire una frase, quindi non è che ci Quindi vedremo voglio Marco Fiore partire in pole tutta. position. Marco Fiore partirà in pole position in gara 2. Attenzione, beh, sai, per chi non può puntare alla pole in queste gare è sempre meglio puntare al decimo posto, che dà sempre delle soddisfazioni. Quando parti gara 2 in prima posizione e c'è equilibrio, non è mai da buttare via. Peccato che la prima posizione è partire con una BMW che, insomma, nelle partenze non è sicuramente la migliore auto del lotto. Vedremo un po', insomma, come si comporterà. 8 minuti partenza. Oh. Che sta facendo? Riscaldamento. Adesso siamo in inquadratura su pari del Rivico. Qua. RFDT Sim Racing Depth. Sono pari del Rivico e Gianluca Bernardi. Può dire al debutto. Anche loro su simracingworld.it. Diretto, Pariello, Cuscino, eccoli qua che provano tutti la partenza stasera. Tardi, Robert Vitagliano e Fazzetta, Marco Belfiore, qui inquadriamo un po' in ventesima Posizione. posizione 20, posizione 20 con la bellissima Busters, una fantastica Ford Focus. Anche l'inquadratura sempre presente Roberto De Filippis. L'immortale Roberto De Filippi, direi
sempre non si perde presente. una gara. Dov'è De Filippi? 19ª Eccolo posizione. qua. Intanto diamo anche l'inquadratura per Andrea Crespi, che lui pilota Bastrax, ma in questo campionato corre come indipendente. No, ma gli avevo mandato la proposta, ma non. Ma non mi ha. L'ha rifiutata. Vai. Tanto è stato fatto ripartire il warm up. Tanto inquadriamo anche. Attenzione perché abbiamo delle retrocessioni. Eh sì, per Italia in qualifica. Retrocessi di 10 posizioni. Cacca, Biagiotti, De Matteo, Maresta, Bernardi e Fiasche. Maresta che si era qualificato in 6ª posizione, mi sembra. Allora, aspetta che prendo l'elenco qualifiche. Maresta era in 6ª posizione, quindi partirà 16esimo. Ho detto Biagiotti che era 14esimo. Sì, Sciacca. Christian Sciacca si era qualificato 20esimo. De Matteo? Comunque De Matteo era nono, quindi 19esimo. Mm-hmm. Poi c'era ancora Bernardi, 27esimo, e Fiasche, 28esimo. Quindi Fiasche, De Bernardi e Sciacca avranno comunque retrocessi in ultima, in fondo allo schieramento, essendoci solo 28 piloti iscritti. Piloti presenti, non iscritti. Adesso aspettiamo il momento in cui daranno il via alla gara. Allora, in base a quello che abbiamo visto anche lunedì noi in pista nell'ATCC, gara 1 dovrebbe essere più tranquilla come partenza, essendo dovrebbe. Comunque dovrebbe che comunque arrivare lì alla prima variante tutti in fila indiana con la scia che si può sfruttare qui a Monza. Sì, scusami, è vero, perché stavo già pensando alla partenza da fermo, dicendo che appunto noi abbiamo corso a Donington, quindi parti, c'è subito la curva. Esatto. Qui, prima di arrivare lì alla curva, insomma, ti... Comunque abbiamo visto in gara 1 più tranquilla il primo giro,
gara 2 possiamo dire che ho visto un po' di disastri. Speriamo C'è stata di un non po' di rivederli questa sera. confusione. Però devo dire questa sera, speriamo di vedere tante sportellate, ma sempre Nella ovviamente norma. nella norma, nella piena sportività, un gran divertimento, così almeno non ci si evita anche i reclami per voi da analizzare e le polemiche eventuali post gara. Monza è una pista che conosciamo tutti, ben nota perché chiunque abbia un minimo di esperienza nel sim racing ci aveva fatto almeno una gara. Le macchine hanno una potenza tale da rendere sicuramente più controllabile rispetto ad una Formula 1, ad una GT, eccetera. Minimo di prudenza, ovviamente, ma senza regalare nulla. E speriamo appunto che il divertimento la. Tanto stiamo inquadrando l'autore della pole position, Alessio Baruzzo, che all'ultimo secondo l'ha strappata a quelli che sembravano essere i contendenti. Esatto, non abbiamo neanche nominato Baruzzo all'inizio, invece Tarun per dire: oh, chi sono Sono io? anch'io. Per farsi vedere è andata a prendersi una pole. Solamente questo. Quindi in gara 1 lo vedremo condurre il gruppone nel giro di lancio. Durante il warm up non sono moltissimi i piloti che scendono in pista. Tanto stanno all'interno del server, stanno facendo un po' un ripasso di quella che è la procedura di partenza. Quindi Pohlmann farà il primo giro che si correrà ovviamente con un cronometro già iniziato a velocità moderata in modo tale da tenere tutto il gruppo più o meno in fila indiana. E al termine del primo giro non potranno essere fatti sorpassi prima della linea di traguardo. E vedremo un po', insomma, sul rettilineo se ci sarà una partenza appunto stile NASCAR, e quindi tutti uno incollato all'altro, poi ci sarà qualcuno che perderà il treno, come a volte capita, costringendo anche quelli che stanno dietro a partire con già 2 o 3 secondi di distacco dai primi, che su una pista come Monza, insomma, non è facilissimo da fare. E siamo in gara. Attenzione, siamo in gara. Piano, le auto si schierano. Vediamo il semaforo verde. Eccoli qua, semaforo verde, non diciamo ancora che il campionato è partito, ma primo giro in fila indiana. Baruzzo, sta inquadrando il Baruzzo. Baruzzo, sì. Vediamo un po' quanti ascolto questa gara, quanti sono.
ancora la pubblicità di Fiat Fairmont. Non si vede quanti sono. 29, ragazzi. Wow. Siete ben in 29. Un applauso. Un applauso anche ai telespettatori. Qua è un 32. Cioè, ragazzi, ma qui stiamo raggiungendo dei picchi fuori, fuori dal normale. Mamma mia, fa un po' altro che canonerai, ragazzi. Ma attenzione, intanto la compagnia del VTCC si sta involando verso la staccata della Scari. Baruzzo, vediamo un po' gli altri dietro. Abbiamo fatto una gap scagellata un po' su tutti, adesso siamo tornati sui leader. Non so neanche come inquadrare io questa cosa. Come faccio a prendere un punto e riuscire a come... Servirebbe il monitor diviso in 4. Eh sì. Mi stanno avvicinando la parabolica, sta per partire. Baruzzo rallenta per ricompattare un po'. 2013, bravissimi, durante il giro di condizione. Campionato VTCC, primo round, prima manche, Monza, 10 giri di fuoco, 5 piloti, 50 millesimi. Sentite i giri del motore che cominciano a salire. Uscita dalla parabolica, sono già tutti a tavoletta. Attenzione, parte ufficialmente il campionato. Bosia subito in scia. Baruzzo tenterà sicuramente il sorpasso alla staccata. Si subito porta all'esterno appena dopo la linea del traguardo. Lunghissimo il rettilineo. Bosia già davanti, staccata appaiati. Contatto Baruzzo leggermente lungo. Anche Lucchesi si prende la seconda posizione, forse. Appaiati in uscita dalla prima variante, Lucchesi e Baruzzo. Lucchesi ha la traiettoria interna, quindi riesce a mettere il muso davanti a Baruzzo. Si avviciniamo alla staccata della ruota. Tutto ciò favorisce Bosia, che si è già preso quei 20 metri che lo rendono un pochettino più attenzione tranquillo. Dietro anche a Cornacchin e Tuffariello. Cornacchin, Baruzzo sceglie la traiettoria interna. Cornacchin si accoda, Tuffariello e Truffo sestetto in testa la gara, con Marco Fiori in settima posizione, che è riuscito a recuperare ben tre posizioni inizio gara e che si gode questo duello delle retrovie che gli permette di mantenere il contatto. Sbandata di Truffo in uscita dalla prima di Lesmo, seconda di Lesmo, tutto bene, ma attenzione perché abbiamo Lucchesi che si sta facendo minaccioso alle spalle di Bosia. Si involano verso la staccata della Scari. Primo giro, Lucchesi è molto vicino con la sua Ford Focus al posteriore della Seat Leon di Dario Bosia. Uscita della Scari, tutto bene, vediamo Lucchesi se riuscirà a prendere la scia di Dario, ma sembra troppo lontano. Vediamo un po' indietro, Tuffariello nei tubi di Cornacchin questa strada, vediamo se riesce ad avere lo spunto sufficiente per prendere l'interno nella staccata della parabolica. Grandissima staccata di Cornacchin, che non perdona, va leggermente lungo. Scodata di Tuffariello, sono ancora lì, nessuno ha guadagnato, nessuno ha perso, e scontro rimandato alla staccata della prima variante. E siamo su Truffo, Tuffariello, attenzione perché c'è Truffo dietro a Tuffariello, che si prende la scia di ben due auto. Lunghissimo rettilineo, Tuffariello all'esterno. Mamma mia, three side, attenzione, non ce la fa. Posizioni mutate. Marco Fiora, attenzione che si inserisce di prepotenza. Coda a Truffo. Marco Fiora è attaccato ai primi. Alessandro Belli in ottava posizione di Vicolo e Paolo Tadolini in decima. Gretti in undicesima, staccato già dal trenino di terza. Attenzione, Marco Fiore nei tubi. Thomas Truffo, vediamo un po' se tenta la staccata. No, non rischia. Attenzione, Truffo tenta l'inserimento. Cornacchin, ma non ce la fa. Davanti, nel frattempo, Bosia ha preso qualche metro di vantaggio su Alessio Lucchesi. Terza posizione per Baruzzo, a distanza più o meno simile. È stata di pochi decimi, sei decimi, ma sono... Un piccolo errore di Cornacchin e Truffo ha subito attaccato i suoi scarichi, mentre stanno per arrivare alla Lesmo. Eccoli qua, eccoli qua.
Dicevamo appunto. Tanto c'è Belli che si fa sotto a Marco Fiore, prende la scia nel retino che precede la staccata della Scari, si fa vedere all'interno, non forza la staccata, Marco Fiore mantiene la sedia a posizione, attenzione errore di Truffo, ha perso velocità, sì. Vediamo se Marco riuscirà, sta guadagnando pian piano, vedi che 40, 39, 38, 37 centesimi che lo separano da Truffo, ma anche Belli subito si aprono a ventaglio per la staccata della parabolica. Attenzione, Marco sfiora il posteriore di Thomas Truffo. Belli all'interno sembra essere uscito più veloce rispetto a Marco. Dietro Vico e Taddeolini osservano con qualche decina di metri di distacco. Tanto abbiamo il primo crash, Robert Vitagliano lascia, o forse per incidente, il gioco. Ancora Belli nei confronti di Fiore. Fiore mantiene una traiettoria leggermente interna, tenta l'incrocio di traiettoria Belli, ma urta leggermente le gomme e non riesce ad avere lo spunto sufficiente. Attenzione, 37 l'indice d'ascolto, un picco, un applauso, vogliamo la ola in chat, mamma vogliamo mia. La ola, mamma mia, 37. Ma chi è che li raggiunge i 37, ragazzi? E non sono neanche i piloti che devono entrare per il secondo turno di gara. Belli, Fiore, attenzione, incidente, Fiore, Taddeolini, Fiore, Belli nelle gomme interne della staccata della Roggia. Hanno ripreso tutti la marcia, ma come staranno le loro auto? Tanto che vediamo dal replay l'errore di Belli alla Roggia. No, l'errore è stato di Marco, mi sembra. Marco ha chiuso troppo la curva, è arrivato un po' scodando, ha toccato le gomme interne e Belli poi l'ha centrato perché se l'è trovato lì. No, è stato Belli a prendere le gomme dove a prendere Belli. Dopo Belli adesso ha l'auto danneggiata l'anteriore. Taddeolini, attenzione, gritti su Taddeolini alla staccata della parabolica, lo so, passa all'esterno, attenzione, so passo curioso questo Taddeolini che è rimasto anche lui coinvolto nell'incidente, tamponando appunto Belli e Fiore che hanno girati in mezzo alla variante. Bosia, miglior giro 1.58.0. Paolo Taddeolini che si infila, tenta una difesa Fabrizio Gretti, scada azione Mantovani. Stacca prima Mantovani perché ha rischiato. Attenzione, staccata in sicurezza, diciamo. Mamma mia, infatti se ne avvantaggia adesso in uscita, infatti. Gretti e Taddeolini all'interno della variante hanno deciso, insomma, fare un tête-à-tête alle portiere delle loro auto. Mantovani in scia, adesso sono in tre appaiati, i 10 centesimi, 20, quelli che sono, boh, che li conta più oramai. Staccata la variante della Roggia interna, buona uscita di Gretti, leggermente lungo in staccata Taddeolini. Mantovani, ottima percorrenza, infatti riesce a mantenere contatto nei tubi. Errore di Gretti, attenzione all'interno della no, Diego Taddeolini lascia il gioco. No, peccato. Non inizia bene il campionato dei Busters, non inizia bene. Seguiamo sempre, io sono sempre, sto guardando il trio Mantovani, sì, siamo Gretti. Loro. È risalito anche Maresta, è proprio dietro a Mantovani. Mantovani che te, no, Mantovani ha la staccata timida, diciamo, rispetto a un Taddeolini che decisamente forza fino a lui, usa tutti i metri a disposizione, Mantovani che finisce leggermente largo. Attenzione qua Maresta che si infila, Maresta che ha staccato, ha alzato il piede preciso, Mantovani su Taddeolini all'interno, vediamo se riesce a mantenere la posizione. Taddeolini è riuscito ad aprire l'acceleratore, a spalancare il gas prima di Mantovani nella parabolica. Maresta è dietro di loro e anche Gianluca De Matteo che si è avvicinato
tantissimo. Sembra che Mantovani è in una posizione di dove resta. Resta aveva preso una scia, ha frenato troppo presto Gianluca De Matteo. Dio, si è fiato all'interno, mamma mia, piccolo Mantovani ha fatto le spese dell'irruenza di De Matteo. De Matteo ha toccato il posteriore di Maresta, che involontariamente ha spintonato Mantovani fuori dalla pista. Maresta che tra l'altro alza il piede e lascia passare Mantovani. Subito premio fair play per Alex Maresta in questo avvio di gara. Nel frattempo io vado a vedere velocemente cosa succede davanti, però davanti mi sembra tutto molto tranquillo. Lucchesi è a 1,9 secondi da Dario. Esatto. E a 2,4 secondi c'è Baruzzo. Baruzzo è però a 0,5 secondo da Lucchesi. Io sto guardando la diretta nel frattempo per vedere cosa sta inquadrando te, vedere cosa succede dietro. Intanto tengo un occhio anche su questi, perché non vorrei perdermi il sorpasso del podio. Famoso doppio monitor. Esatto. Cornachin, Truffo, Fiore sono distacchi abbastanza interessanti, insomma niente di imminente. Tufariello è a 4 decimi da Fiore, quindi è tutto da vedere. Riuscirà a prendere la scia sicuramente non adesso. Gritti ottava posizione, Tadiolini nona e Matteo decima, con Mantovani che resta dietro di loro, attaccato Alessio Belli, tredicesima posizione a 3 secondi. Quindi un po' piccolo gol di Mantovani nella parabolica e Maresta subito. Prova a farsi vedere. Finisce, vediamo se Maresta sarà la staccata. Ma Mantovani ha sul dritto, sembra una grandissima velocità di punta, complice la scia di De Matteo. Adesso sono in 4, Tadeolini, De Matteo, hanno ripreso Tadeolini. Esatto. Forse Tadeolini potrebbe essere che abbia l'auto leggermente danneggiata per l'incidente qualche giro fa. Nel frattempo siamo nel corso del settimo giro di questa gara. Dario Bosia in testa, seguito da Lucchesi. Tuffa, attenzione, ferri corti di Matteo Mantovani. Mamma mia, portellate al limite. E Maresta, attenzione, Maresta di slancio tra le due curve di Lesmo, forza la staccata. Maresta non riesce a tenere, ma azione decisamente coraggiosa. E ha detto qualche minuto fa che Maresta aveva la staccata timida. Maresta appena vede che ha la possibilità, attenzione anche Gritti lascia il gioco. E errore di Paolo Tadeolini, che è arrivato lungo alla Scari, ha perso due posizioni a vantaggio di De Matteo. Qui vediamo l'errore. E Mantovani, che continuano a rimanere appaiati. Anche Christian Sciacca ha lasciato il gioco. Siamo era molto vicino a De Matteo al momento del lungo. Vediamo Mantovani, anche Luca Heineken, ma stanno crashando questi o... Fattivo Mantovani su Di Matteo, forza la staccata e riesce a mantenere la posizione, sì. Tanto noi stavamo inquadrando il sorpasso di Tadeolini su Maresta, la prima variante. No, ho visto che si è disconnessa parecchia gente, non so se è per colpa se è stato qualche crash o se effettivamente insomma hanno lasciato il gioco perché si sono schiantati. Io nel frattempo vedo, tra l'altro, allora sono su Mantovani De Matteo col monitor, ma resta Tadeolini con la diretta.
Quindi che mi sembra un po' il fulcro di quello che sta accadendo in pista adesso. Dalla barra vedo che il resto dei piloti sono, diciamo, sufficientemente distanziati da non, Intanto, diciamo. se vogliamo, portiamo un'intervista a Fabrizio così ci può raccontare cosa è successo. Fabrizio Gretti? Ok. Diamo un Ecco, è arrivato saluto. Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao a tutti. Tanto Mantovani largo all'uscita della Sky, molto largo all'uscita della. Raccontaci un po' cosa ti è successo. Praticamente mi si è bloccato il gioco, si è bloccato il programma alla prima di Lesmo, sono andato a schiantarmi quando si è ripreso, crashato. È giusto una Ah. considerazione che sta facendo adesso Mauro perché ha visto È che sono poco usciti tempo. nel giro di poco tempo quattro piloti. Sciacca, Heineken, te e. No, Diego è uscito prima. Allora tre piloti: Sciacca, Heineken e te. C'è qualcosa di strano, perché tra l'altro ho fatto una bella rimonta, ero riuscito ad arrivare fino a Tempo, ma settimo. resta all'interno. Ma resta all'interno sui tabellini. Coda in uscita, ma resta Skoda anche Paolo. È il duello più interessante qua, però aspetta che Scusami, voglio sono andato balzare. su Baruzzo, Lucchesi perché sono abbastanza Esatto. vicini. Esatto. Infatti eccoli qua. Probabilmente prima hanno dovuto doppiare qualcuno. Sono un po' riavvicinati perché anche no, Dario è ancora 2 secondi e mezzo. Anche Shaq in chat ci dice che il gioco gli è crashato. Trentanove, ragazzi, 39. Qua lo share di questa possibilità che Iceman ci fa notare come stasera ci siano anche altre due dirette in corso di altrettante gare online nel panorama italiano, quindi risultato a maggior ragione carico di valore. Vediamo un po' qua cosa succede. Sono tutti un po' distanziati. Il trenino di quattro piloti che avevamo prima si è un po' perso. A parte Tuffariello Truffo, attenzione, sesta e settima posizione rispettivamente. Truffo coda a Fariello esce, lo supera di slancio nel rettilineo principale, Guardate, attacca scusami, c'è la. stato un errore di Lucchesi. Eccolo qua Lucchesi, eccolo qua, attenzione, perde anche la terza posizione Lucchesi. Errore strano, quello che. Dobbiamo Coinvolto. rivederlo. Sembrava quasi un lag. Nel frattempo, Tuffariello non molla il tubo di. Non c'è stato contatto, è andato praticamente dritto contro le barriere. Tuffariello perde il contatto. Mamma mia, ragazzi. Dario Busin disturbato. 2 secondi e mezzo su Baruzzo. Una volta fatto il sorpasso al primo giro, nessuno è andato più a impensierirlo. Marco Fiore, che tra l'altro in questo momento è in quinta posizione, quindi ottima prestazione anche per Marco Fiore. Tomas Toffo sesto. Tuffariello settimo, Mantovani ottavo, De Matteo non ha posizione, e ma resta che sta recuperando su De Matteo. Ma resta in palla perché dopo essersi liberato di Paolo Taddeolini, che lo segue in undicesima posizione ad 1 secondo, ma resta. Resta subito raggiunto tramite scia su De Matteo, ingresso alla parabolica, affiancati in uscita. Mamma mia, lo spunto di Maresta è veramente incredibile.
un po' se riuscirà a riaccodarsi per prendere la scia. Anche Luca Rosmarino ha lasciato il gioco. Speriamo non sia dovuto a un crash. Intanto siamo durante l'ultimo giro di questo primo round. Resta tenterà l'attacco su De Matteo. E Baruzzo ha portato da 2 secondi e mezzo a soli 7 decimi in ritardo da Busia. È stato un errore di Bosia allora. Oh, non penso che in così poco tempo gli abbia recuperato così tanto. E vediamo un po' se dicendo questa parola ti stimolo la curiosità e chi siano le gomme. Può anche essere. Perché abbiamo una, se non sbaglio, una BMW, quella di Baruzzo. No, è una No, Cruz, una Chevrolet Cruz. Comunque ah, è la Baruzzo. Chevrolet, è la Chevrolet, è la Chevrolet. Niente, avevo l'inquadratura un po' Fabrizio stava lontana. facendo il tifo per Certo, Alessio. Eh beh, certo, sicuramente. sono un paio di team. Mi sembra il minimo. Comunque Baruzzo ne ha, se riesce a tirarne fuori dovrebbe riuscire almeno a impensierirlo, non dico sulla scia. Peccato che però siamo già all'ultimo giro, è l'ultima uscita della parabolica. Allora. Niente, è tutto rimandato alla seconda manche, Fabrizio, mi sa. Perché E speriamo non ci sia, che non il ci siano altri crash, perché altrimenti è preoccupante qua. Esatto. Dario Dario Busia va a taglia il vincere. traguardo, vincitore della prima manche, seguito da Alessio Baruzzo, Cornacchin, Lucchesi, Marco Fiore, festeggia 5esima gara tagliando quinto, Truffo sesto, Tuffariello settimo, Mantovani ottavo, De Matteo nono, Alex Maresta decima posizione, Taddeolini undicesimo, Sandro Belli che sta per tagliare 12esima posizione, seguito da Candela in 13esima, Andrea Crespi 14esima posizione, sottotono però vedo che ha l'auto pesantemente danneggiata sul posteriore. De Filippis, l'immortale, l'Highlander Roberto De Filippis, 15esima Quindicesimo. posizione, no, 16esima, abbiamo un Biagiotti 17esima, Bernardi 18, Marco Belfiore in 19esima e Di Vico in 20esima posizione. Di Vico che sicuramente avrà avuto dei problemi visto che a inizio gara viaggiava nella top 10. Andiamo a vedere i festeggiamenti di Dario. Portato verso box da Baruzzo. Adesso gara 2 sarà tutta da divertirsi. Sì. Visto comunque anche i bei duelli che ci sono stati in gara 1. Esatto, perché adesso purtroppo ci siamo persi questo salto di 2 secondi tra Dario e Baruzzo, quindi non sappiamo che cosa l'ha causato. Però se tanto mi dà tanto una partenza in mezzo al gruppo da parte di loro due, adesso partiranno rispettivamente Dario in decima e Baruzzo, no, Baruzzo in decima e Dario in Nona. nona posizione. Vediamo. Io direi facciamo una piccola pausa tra gara 1 e gara 2 allora. Sì, io vado a prendere un po' d'acqua. Ho dimenticato Ok, la torniamo bottiglia di là. fra poco per gara 2 allora. A poco.
Ma qua il warm up vedo che manca 1:10. Rieccoci tornati in diretta. Rieccoci. Ho spostato Mauro senza comunicarglielo. Beh, comunque notizia di servizio per tutti, sì. Al warm up vedo che manca 1:10. Manca un minuto, alla fine adesso vedremo se partiremo subito oppure se ci sarà un nuovo restart, perché all'interno del server vedo che stanno aggiustando le ultime cose per chi ha avuto problemi al PC durante il primo round. Il primo round che si è concluso con la vittoria di Dario Bosia, seguito da Baruzzo. Baruzzo che nel finale di gara si è fatto decisamente minaccioso, accorciando per qualche motivo, che però purtroppo ci siamo persi con la diretta, il distacco, riducendolo di ben 2 secondi da Dario. Quindi se è stato merito della bravura di Baruzzo in questo secondo round, con griglia invertita rispetto ai primi 10 della qualifica, quindi partenza effettivamente Baruzzo in 10ª posizione e Dario in 9ª, all'interno del mucchio, partenza da fermo con questo lungo rettilineo che anticipa la staccata della prima variante, è un po' tianallotto. Cosa succederà? Abbiamo ben ancora 36 telespettatori in diretta, scrivete in chat tira vivo dalla prima curva subito, così vi voglio un pronostico. Si apre il toto ritiro per la prima variante. Nel frattempo è stato restartato nuovamente. Alla prima candidatura per Marco Fiore. Marco Fiore partirà in prima posizione. Marco Fiore partirà in prima posizione, tra l'altro. Quindi anche Sdrubale ci dice che Marco Fiore si schianterà, quindi probabilmente o per l'emozione, forse, chi lo sa. Oppure semplicemente perché in 9 dietro lo centreranno, presi dalla foga di passarlo. Di Vico è il secondo candidato per schiantarsi alla prima curva. Stagno prima fila, che a Sdrubale è Stagno. Ecco perché ha votato per Fiore. Allora vediamo la prima fila composta da Marco Fiore e Gianluca De Matteo, a seguire Alessio Belli, Andrea Tuffariello, poi Mareste, Truffo, Cornacchine, Lucchesi, Bosia e Baruzzo. Interessante. Dentro tutti e 28 i partecipanti. Ho detto uno in più ne abbiamo, rispetto. Perché è arrivato che non c'è? Un iscritto dell'ultimo decimo. Gara. Piano. Eccoli qua. Abbiamo Paolo Taddeolini in prima posizione. Come mai questa cosa? Paolo Taddeolini in prima posizione. Fiore in terza. Sì. Perché c'erano state le retrocessioni. Le retrocessioni, esatto, sì. Di Mares, esatto, sì. Io avevo guardato il log di qualifica che però non tiene conto delle retrocessioni. Aspetta, restart warm up di nuovo. Nel frattempo pronosticano anche un Bosia fuori alla Scari. Stasera non si salva nessuno. Abbiamo proprio anche il punto preciso dove si devono schiantare, alla Scari. Riavviata. Deve essere qualche problema. Ah sì, allora. Fanno ripartire il server perché... Esatto, sì. Il settaggio... Il
giro di ricognizione. Esatto, perché siccome prima c'era un tipo di partenza e successivamente un'altra tipologia, bisognava far ripartire il server. Tiriamo le orecchie a Marco Fiore che se ne deve essere dimenticato. Troppo preso dalla gara, troppo preso Eh dalla sì, gara. vabbè, diciamo che avrà avuto anche il suo bel da fare per sistemare la griglia. Perché in base anche alle retrocessioni che ci sono state riguardando i primi 10, avrà dovuto anche intervenire manualmente sulle retrocessioni, l'inversione. Questa indecisione di Marco nel settaggio del server ci ha fatto scendere sotto la soglia psicologica dei 30 telespettatori. Forse Ci siamo. ci siamo. Siamo. L'inquadratura 5 secondi, eccoli che sono tornati i nostri spettatori. 33, partito il giro di ricognizione. Paolo Tadiolini guida i partecipanti. Fiore, Belli, Tufariello, Troppo, Conachin, Lucchesi, Bosia, Baruzzo, Mantovani, Gritti, Crespi, Attenzione, Diego sto Tadiolini. notando, le prime tre sono tre BMW. Yes! Tazzi 35, vogliamo il 40, vogliamo il 40. Tocchiamo il 40 e qua gli sponsor cominciano a fare a gara. Vado su Marco Fiore, ma non voglio inquadrare Marco Fiore. Metto su chi partirà dalla pole in questa seconda manche. Inquadrando Paolo. Trentanove, dai raga, ancora uno. Chi è ancora Li ha uno? cercati 40, stanno per arrivare. Sto cercando su Facebook. Chi è? Vediamo un po' chi è che cliccherà a caso sul mio link condiviso per arrivare qui ed essere il 40° fortunato ascoltatore. Vincitore di niente. Vincitore di un grande. Tanto siamo sul rettilineo dietro ai box. Staccato della parabolica che si fa in piena anche durante il giro di ricognizione. Perché il testosterone è al massimo in questo momento, Ricordiamo che l'adrenalina è adesso a canna. Esatto, dovranno fermarsi. Speriamo e che partenza l'abbiano capito da fermo. tutti. Io aspetto sempre il giorno in cui qualcuno tiri dritto. È Tutti una si di quelle fermano, qualcuno cose. in mezzo. Esatto. I motori che si abbassano e
Siamo sul mitico Navigator che boxa il suo debutto in una gara sim racing. E chi è Navigator? I più seguaci di Sim Racing World lo conosceranno, di sicuramente. Io non lo conosco, chi è il nome di Navigator? Dov'è che ce l'avevo? Aspetta. Attenzione, il semaforo rosso. Tommaso Piacere. Attenzione, perché mi è sembrato di vedere Paolo anticipare la partenza. Anticipato la partenza. Infatti un'indecisione che gli è costata cara, perché gli è già costata due posizioni. Mucchio, staccata prima curva, Busia, truffo. Chesi, Crespi, Maresta, Baruzzo, Mantovani, Gritti, e si salvi chi può. Speriamo già contatti in fondo al gruppo. Anche più chi seguire. Crespi, Lucchesi, tampona Crespi, tamponamento a catena, la variante della roggia, per fortuna senza nessun nessuna particolare conseguenza. Busia settima posizione, perché abbiamo in questo momento abbiamo in testa Fiore in seconda posizione, tallonato da Paolo Tadeolini, che appunto va a vedere se dovrà scontare una qualche sorta di penalità oppure no. Quarta posizione per Truffo, Tuffariello, no scusate, quarta posizione per Truffo, quinta per Belli, sesta per Tuffariello, Trenino. Attenzione, si apre un ventaglio prima della staccata della prima parabolica del Tuffariello all'interno. Belli tocca, vanno un po' lunghi, Busia, settima posizione. Si è girato Cornacchin. Si è girato Cornacchin, primo protagonista che finisce lungo nella sabbia. Chiesi, ottava posizione, staccato dal trenino di Busia, Tuffariello e Belli. Crespi, nona posizione, Baruzzo, decima posizione. Peccato, peccato che mi sarebbe piaciuto vediamo vedere l'errore di Cornacchin. E nel frattempo Di Vico e Marco Fiore si scambiano la posizione un paio di volte durante il rettilineo. Di Vico riesce a mantenere in uscita dalla prima variante la testa della gara. Marco Fiore però lo tallona da vicino, attenzione, staccata della variante della roggia. Abbiamo Busia, Belli, Tuffariello, Truffo, ma Fiore, Di Vico, duelli, tanti duelli abbiamo in questa seconda manche. Truffo che cerca assolutamente in uscita la variante della roggia di passare Tuffariello prima dell'ingresso della prima di Lesmo. Non va, tenta un attacco improbabile all'esterno, ma non si può assolutamente passare lì. Belli che riesce a mantenere dietro Busia, che si sta provando in tutti i modi, perché vede i primi che cominciano a scappare. Attenzione, uscita codata di Belli dalla seconda di Lesmo. Vediamo se Busia riesce a prendere la scia in questo rettilineo che ci porta prima della staccata della variante Ascari. Passa sotto il ponte Busia, molto vicino, decide di non forzare la staccata, decide di non chiedere tutto subito la sua Seat Leon, vuole anche preservare le gomme. Intanto Baruzzo, errore di Crespi all'Ascari, Baruzzo ne approfitta e guadagna la nona posizione. Lucchesi nel frattempo piano piano, chilometro dopo chilometro, sta guadagnando decimi. I primi che ovviamente sono impegnati in battaglia, attenzione, largo di Tuffariello, Truffo tenta di passare all'esterno ma scoda nello spalancare il gas all'uscita della parabolica e non riesce ad avere lo spunto necessario per affiancarsi e tentare l'attacco nel rettilineo principale. Fiore di Vico, sportellata un po' pericolosa ai danni di Marco Fiore, perché pieno rettilineo a quella velocità con le BMW hanno rischiato. E Tadeolini, attenzione, che non sembra aver ricevuto penalità.
per quanto riguarda il suo spostamento pre-semaforo, è ancora in pista attaccato a Marco Fiore. Quarta posizione per Tufariello, quinta per Bosia, che abbiamo detto ha passato Belli, forse è uscito meglio dalla prima variante, la variante della Roggia. Passa Bosia, riesce a guadagnare metri nei confronti di Belli, che però è uscito molto bene dalla prima di Lesmo. Attenzione, Taddeolini, Tufariello, Truffo, trio delle meraviglie in uscita dalla prima di Lesmo, e si lanciano a corona del lago della seconda di Lesmo. Uscita ottima l'uscita di Truffo, era uscito molto bene in piena velocità, ma una scoda che secondo me gli ha compromesso la possibilità di attaccare Tufariello e Taddeolini già alla staccata della Scari. Tufariello nella parte esterna, tira la staccata, Taddeolini non riesce, Taddeolini sportella Tufariello mandandolo all'esterno, che con Taddeolini si gira. Taddeolini, attenzione, errore per Taddeolini. Errore per Taddeolini, che scivola in la tredicesima posizione. Intanto Truffo, terza posizione, duello per la terza posizione, attacca Tufariello in ingresso alla parabolica sul lato esterno, grandissima manovra, grandissimo coraggio, però Tufariello è ancora lì nel lato interno, sempre ottimo spunto, vedremo, sono appaiati sul rettilineo d'arrivo, vediamo, Truffo sembra averne di più, Tufariello si accoda per cercare di sfruttarne la scia, vediamo se riesce a guadagnare qui 3 km che gli prova di tirare la staccata, mette all'interno di Truffo, attenzione, si toccano, ma per fortuna senza nessuna conseguenza. Intanto Bosia si è portato nei tubi Tufariello, adesso è diventato un trio, mentre in testa di Vico e Fiore sono sempre ferri corti, sempre staccati di pochissimi millesimi, Fiore all'interno prima della staccata della Roccia, attenzione, staccata di entrambi, di riesce a mantenere la posizione, ottimo l'ingresso della variante di Vico, fantastico, ha sfiorato le gomme interne della variante. Intanto ci è stato un incidente dietro, tanto sì, perché vedo Lucchesi quinto, no terzo, Lucchesi terzo, come mai, Belli quarto, Truffo quinto, Baruzzo sesto. C'è stato un incidente che ha visto coinvolto le due Seat Leon delle RDR. E c'è Bosia ventesimo. Attenzione, colpo di scena. Sì, praticamente Bosia. Erano in lotta Truffo e Tufariello, se non sbaglio, che si sono spinti all'esterno della variante, vediamo, della Roggia. Vediamo che sto guardando il replay. E Bosia li ha centrati in pieno. Ah, ho capito. Peccato che Dario non abbia fatto le spese. È stata una bella botta. Ma intanto vediamo, attenzione, la parabolica, c'è un traffico veramente micidiale. Siamo in Marco 4. Fiore ha passato di Vico. Eccolo qua, Marco Fiore. Purtroppo non riesco a mostrare il replay. Eccolo qua. Però di Vico è uscito molto bene dalla prima variante. Vediamo se riesce. No, niente, non riesco a mostrare il replay. E nel frattempo, però, abbiamo Lucchesi che si è ben comportato durante gara 1 e potrebbe attualmente in terza posizione, esatto, potente il soppassato all'esterno lungo di Divico che decide di tagliare la chicane perché lego, ma si mantiene dietro Marco Fiore. Intanto Lucchesi 4-4, ha guadagnato un altro mezzo secondo. Intanto c'è anche lotta tra Baruzzo e Tufariello. Qua Baruzzo in coda, Tufariello, vediamo l'uscita della seconda di Lesmo, grandissima uscita di Baruzzo, sicuramente prendere la scia, si affianca Tufariello, ma Tufariello sul dritto
forte, poi Tuffarello, un ottimo staccatore. Baruzzo ha tentato un incrocio di traiettoria un po' improponibile. Ha dovuto alzare il piede ed allargare l'ingresso alla Scari. Non è stata sicuramente una mossa particolarmente furba. Era meglio alzare un attimino il piedino prima, cercare l'incrocio di traiettoria e poi in uscita dalla Scari. Intanto Lucchesi 4-4 ha guadagnato altri 2 decimi rispetto a Marco Fiore e si trova ad un solo secondo da Di Vico. Nel frattempo i chat invocano, vogliono vedere quale sarà lo skill di Dario alla fine di questa gara, visto che lui ci tiene molto, sicuramente la posizione attuale non lo favorisce. Esatto. Vedremo, quindi sarà ancora più garellato nella prossima gara. Marco Fiore sempre in testa. 9 decimi di vantaggio su Di Vico e 2 secondi su cosa succede dietro. Abbiamo ancora il duello Baruzzo Tuffarello, ma abbiamo anche duello per l'ottava e la nona posizione, Crespi e De Matteo all'interno della staccata della Roggia, grandissima staccata di De Matteo che riesce a mantenere la traiettoria nonostante la staccata al limite. Stessa cosa per Baruzzo che ha passato Tuffarello, ma attenzione, errore di Baruzzo nella prima di Lesmo, Tuffarello lo tocca. Non riesce a mantenere la posizione Baruzzo, ma è andato veramente largo nella prima di Lesmo. Ha mantenuto il controllo dell'auto veramente per un soffio. Intanto Maresta è attaccato ai tubi di Mantovani. Vediamo un po' se Maresta prende la scia. E non rettilineo, si sposta all'interno e leggera toccatina e Mantovani insomma. La giocata molto di furbizia in questo caso, veramente veramente al limite. Tanto Fiore sta scappando da De Vico, che in questo momento è stato sorpassato da in lotta con Lucchesi. Infatti Fiore sta scappando da De Vico, ma in realtà il distacco con Lucchesi è rimasto pressoché invariato. Quindi ha perso un po' di Vico, che adesso prova all'esterno sul rettilineo principale. Questa Ford Focus è grandissima staccata di Lucchesi, fantastica. Ha guadagnato 3 decimi in staccata su Marco Fiore, 3 decimi in una staccata. Vediamo se riuscirà ad andare a prendere. Nel frattempo, dietro De Matteo su Tuffarello è a rompere. Vediamo il sorpasso di Lucchesi. Tuffarello ha fatto un errore in uscita della prima variante. E anche De Matteo l'ha passata. Intanto c'è un trio empatico, nona, decima, undicesima posizione, Crespi, Maresta, Mantovani, che se le stanno dando. Anzi, Mantovani insomma ha fatto un ingresso un po' da criminale. In questo momento ripreso, ha fatto passare. Diego Taddolini 12esima, Paolo Taddolini 13esima, Gritti 14, Candela 15, così a 16, Lezza 17, Biagiotti 18, Belfiore 19. Maresta su Crespi, affiancati uno all'altro, Maresta passa Crespi. Nel frattempo Lucchesi ha portato il distacco rispetto a Marco Fiore ad un secondo e mezzo. Yeah. Mantovani ancora. Attento all'esterno della parabolica, Mantovani, errore di Mantovani sull'erba. Mantovani ha sbattuto contro il muro. Ha tentato un attacco difficilissimo all'esterno della staccata della parabolica su Crespi. È arrivato lungo, toccato la terra e ovviamente l'erba è naturalmente perdita di controllo totale della macchina e quindi è andato a sbattere al muro. Peccato perché Mantovani sta facendo bene questa sera.
stava facendo bene, quindi poteva essere anche un protagonista in benedizione. Errore di Crespi, scodata in uscita della prima variante. Diego Tardolini, undicesima posizione, appaia subito attaccato nei tubi del posteriore della BMW di Crespi. Vai Diego, keep pushing, keep pushing. Chiesi, secondo e tre da fiore. Lucchesi alla bava la bocca. Lucchesi alla bava. Intanto Marco Fiore che si sta per doppiare Cornacchin che ha 25 secondi. Intanto c'è stato il sorpasso di Diego Tardolini su Crespi all'entrata della prima di Lesmo. Fantastico. Intanto ho un replay qua. Bello, bello, bello Crespi. Attenzione che però Crespi in uscita dalla seconda di Lesmo su rettilineo prende la scia. Si affianca a Diego, vediamo la staccata della variante Ascari. Crespi è messo meglio. Crespi ripassa Diego, che però ha il favore dell'uscita della variante Ascari. È incollato al posteriore di Crespi. Ci sta contando il numero di graffi rimasti da fine di gara 1, staccata dalla parabolica. Diego all'esterno, Diego all'esterno, Diego all'esterno, attenzione, attenzione, attenzione. Lucchesi, miglior giro, 1.58.5. Sta provando ad andare a prendere Fiore. Altro che si sta provando. Tanto mancano solamente tre giri alla fine, quindi non è che manchi poi. Mancano due giri alla fine. Io ancora su Diego e Crespi, che adesso sono di nuovo appaiati prima della staccata della prima variante. Crespi mantiene la posizione. Intanto Paolo Tardolini, attenzione che era lì scoda in uscita la prima variante. Paolo che lì guardingo. È quasi un po' un effetto strano inquadrare questi tre con tre livree diverse, eh? Purtroppo sì, fa molto strano. I segni di cambiamento, errore di Paolo Tardolini ed errore anche di Gritti, entrambi arrivati lunghi alla staccata della roggia. Truffo, attenzione, Truffo incollato per la terza posizione a Di Vico. Ecco, Truffo ne ha di più, non è che... attenzione, scusami, intanto c'è Lucchesi su Fiore. Lucchesi ha raggiunto Marco Fiore. Lucchesi. Stanno affrontando il penultimo passaggio alla parabolica. È proprio Franco bollato a Fiore. L'ultimo giro, Lucchesi è passato. Molto simile a come aveva sorpassato prima Di Vico. Esatto. Mentre dietro di loro c'è Truffo. Truffo Baruzzo. Di Vico è precipitato in dodicesima posizione. È stato un errore di Di Vico. Errore di Di Vico. Gritti lungo. Rimaniamo sui primi due. Voglio commentare ovviamente l'arrivo di questa seconda manche. Stefano Cornacchini nel frattempo lascia la gara. Tre decimi separano Lucchesi da Fiore. Della seconda di Lesmo, Lucchesi guida in modo prudente, Fiore leggermente lungo e distacco. Adesso sono passati 7-8 decimi, 9, massimo vantaggio per Lucchesi. Vola verso la staccata della Scari, secondo di vantaggio, arrivano alla frenata con un secondo di differenza. Marco sta tentando ovviamente il tutto per tutto perché
Abbiamo ancora l'ultimo rettilineo che porta la staccata della parabolica e poi ci sarà la bandiera a scacchi. Malucchesi è uscito molto bene, i millesimi salgono lenti ma salgono. 7,98, 99 centesimi staccato della parabolica. Lucchesi la percorre perfettamente, scioltezza in relax, sa che non è lui che deve tirare per questa ultima volata, ma Marco comunque ottimo secondo posto, sicuramente ottimo secondo posto, non c'è niente da dire. Quindi Lucchesi vince questa seconda manche del primo round del campionato UTC sul circuito di Monza. Secondo posto per Marco Fiore, ottimo il terzo posto di Thomas Truffo, quarto posto per Baruzzo, quinto per Belli, sesto per Gianluca De Matteo, settimo posto per Alex Maresta, ottavo per Tuffariello, nono posto per Paolo Taddeolini, decimo posto per Diego Taddeolini, undicesimo Mantovani, dodicesimo Gretti, tredicesimo Di Vico, che rimarca nell'ultimo giro solamente ha perso ben 10 posizioni, peccato, da un possibile podio, è arrivato un risultato sicuramente non felicissimo, quattordicesimo posto per Crespi, quindicesimo per Busia, tredicesimo per Biagiotti, diciassettesimo Candela, diciottesimo Marco Belfiore, novesimo Lailander Roberto De Filippi, ventesimo Vitaliano, ventunesimo Zeta, Schacca in 22esima posizione, 23esima per Heineken, io li faccio tutti. Bene, vai, vai. E 24esima per Fiasche. Ritirati Cornacchini, Bernardi e Rosmarino. Abbiamo così almeno abbiamo anche regalato un'inquadratura finale a tutti a i tutti. Piloti. Allora, ci die... allora domanda. Le zavorre per plimano le alcuni dei nostri ascoltatori. Ci dicono. Le zavorre allora, con questo allora, risultato in realtà stanno... aspetta una prima precisazione. Allora, le zavorre non vengono assegnate tra gara 1 e gara 2, esatto. Vengono assegnate in base al risultato complessivo della singola serata, cioè alla fine delle due gare viene fatta una graduatoria provvisoria di serata e in base a quelli vengono assegnate le zavorre. Nella gara successiva sì, allora è vero, forse c'è questa cosa qua che fa presente, non ci avevamo pensato, vengono tolte le zavorre chi arriva sesto, settimo, ottavo e nono. Esatto. Ma ad esempio se io ho 50 kg di zavorra sul groppone dalla prima manche ad esempio, no? E la prossima volta in classifica di serata arrivo quindicesimo, viene azzerata la zavorra. Ah, viene azzerata, quindi la risposta al tuo dubbio è chi arriva dal decimo, undicesimo in poi si vede la zavorra azzerata. Esatto. Quindi sì, forse probabilmente non è scritto nella pagina del sito, però adesso, spero che abbiamo soddisfatto la curiosità del nostro spettatore. Adesso vediamo se Fiore ci aggiorna live le classifiche, possiamo già dare le zavorre che vedremo forse nel prossimo appuntamento. Questa cosa qua delle zavorre sia interessante. Sì. E vediamo se abbiamo qualcuno che vuole rilasciare qualche intervista. Pian piano arriveranno. Lasciamo riposare un attimo dalla gara.
Perché, per esempio, piloti come Dario Bosia nel prossimo appuntamento potrebbero addirittura non essere soggetti a sì. zavorra, perché avendo comunque vinto gara 1, ma essere arrivato quindicesimo in gara 2, Esatto, potrebbe portarlo. sicuramente sarà dura che sia nella top 4, insomma, dei quattro sfigati che avranno la Zavorra la prossima volta. Saranno quattro, giusto? Saranno quattro. Eh sì, interessante, interessante sicuramente. C'è ancora nessuno che sale. Ci sarà, spero stia tornando le classifiche. No, vediamo se ha aggiornato le classifiche. Eccole qua. Ho le classifiche. A Dario Busia quarto, Dario veramente Bosia con tutto. quarto, quindi un Zavorra anche lui. pochino di zavorra ce l'avrà anche lui. Al comando vediamo Alessio Lucchesi con 164 punti, seguito da Alessio Baruzzo. Poi troviamo Marco Fiore, Dario Bosia, Thomas Truffo, Gianluca De Matteo, Andrea Tuffariello, Alessandro Belli, Alex Maresta e Andrea Mantovani. Questi sono i primi 10. Mentre nella classifica team abbiamo al primo posto il Red Devil Racing Team di Bosia e Truffo, al secondo posto Levi Bulls Motorsport di Fiore e Taddeolini, al terzo posto Lasso Racing di Baruzzo e Gritti. Bastias no, no. I Buster sono al nono posto. Sono giovani. Poco tempo per prepararsi per questo. Ora anche l'ITCC. Sì, hanno corso lunedì. Io c'era, no, c'era Diego, come dire. No, lunedì no. C'è già anche Frank aggiornato. Penso solo che intanto noi abbiamo fatto il nostro stasera, visto che 9 telespettatori. Siamo in 40 la prossima.
intanto vado a vedere se trovo qualcuno. Tanto vedo. Torno subito. Ok. Vediamo un po', c'è molto traffico. Sarà dei Blue Bolt. Ecco qua, è Ecco arrivato Dario Bosia. Ciao Dario. qua. Buona Ciao, sera. Dario. Ciao Dario. Te l'hanno gufata per gara 2, te lo dico subito. ma immaginavo, L'hanno immaginavo. gufata in chat. Ma era per quello che, aspetta, bastardi, bastardi. No, ma infatti ero tranquillissimo, ero veramente molto tranquillo. Ho detto tanto, bene o male, piano piano mi giri, c'è la bagarre, stai tranquillo, l'importante è non fare sbavature. Ero lì bello tranquillo che appunto stavo aspettando che qualcuno si distanziasse per poi iniziare a prenderlo e fare proprio la classica gara 2 di rimonta, no? Che piano piano magari non si può vincere, però piano piano. E invece niente, Tufriello è arrivato un po' lungo su Truffo, Truffo ha perso mi sembra la posizione. Facendo quello che è successo a Baradan, e nel rientro in pista, non voluto perché aveva la macchina di traverso, quindi non è riuscito a controllarlo, mi ha preso in pieno. Gara 2 è andata proprio male, 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 male. Infatti sono abbastanza infervorato. Però vabbè, mi consolo col fatto che era una pista veramente di merda che io odio, e che quindi è già passata, e quindi benissimo. Vabbè, Paul gara 1, vabbè, Paul me l'ha ciulata a Baruzzo che è stato bravissimo ed alla fine è stato un bene perché partendo dietro ho potuto usufruire subito nel primo giro, la prima staccata della sua scia. Quindi poi da lì ho iniziato a fare il mio passo, bene o male non ho mai rischiato più di tanto visto che Lucchesi comunque perdeva un decimino o due a giro e quindi ho fatto il mio passo e gara 1 bene o male liscia. Ho fatto solo un lungo all'ultimo giro perché, vabbè, avevo paura Ah, che fosse entrata, ecco perché avevo paura che fosse entrata una Vespa. E siccome che c'è un problemino se vengo punto, Dio fa, mi sono cagato sotto in una maniera impressionante e ho perso il punto della staccata. E Beh, invece c'è ero da dire che mosso. una Vespa con fuori meno 5. Sì, Vabbè, però ragazzi, non sai, c'ha più te scusa inventare. ma suca, Un giorno minchia. c'erano i ladri, un giorno Sì, ladri. c'era Belen a casa sua. No, no, a parte gli scherzi, questa è una cosa seria, però non si sa mai, e allora mi cacco sempre abbastanza sotto. Comunque, vabbè, poi ho rallentato molto, forse troppo, perché da 2 secondi e mezzo ho rallentato fino a 6 decimi. Infatti abbiamo visto. Infatti noi stavamo inquadrando altro, a dire la verità, e abbiamo visto poi che eravamo veramente molto vicini, ci avevamo chiesto infatti cosa fosse successo perché abbiamo trovato appunto il replay Del lungo, del misfatto, del esatto. misfasto. Vabbè, comunque, buono, dai. Si va via da Monza con 5 kg di zavorra, ottimo, perché poi adesso arrivano una serie di piste che mi piacciono moltissimo, dove bene o male la zavorra potrebbe dar fastidio. Quindi, alla fine, vabbè, quarto in campionato, 40 punti di svantaggio, salvo reclami che, boh, potrebbero venire fuori, non lo so. Vediamo, Hai vabbè. voglia. È iniziato bene. Vabbè, adesso vediamo. Che cane. E Marco Fiore ride e gode. E gode. Quando gode. mi Bastardo. spiace, mi spiace. Mi spiace, invece, Marco è stato bravissimo. Marco è stato bravo e fortunato perché gli è crashato chiunque davanti. Non è vero. È vero. In gara 2 ho fatto delle belle lotte, anzi, mi sono divertito un sacco con Paride che chiudeva. Oddio, veramente. E infatti abbiamo Non visto che eravate. riuscivo a trovare un varco perché stava sempre nei posti giusti ai momenti sbagliati per me. Certo. Poi all'ultimo sono riuscito ad attaccarlo alla prima della parabolica e quindi da lì in poi ho mantenuto la prima posizione. Invece mi ha fatto un sorpassone Alessio Lucchesi. Abbiamo visto. Un giro prima della fine eravamo appaiati alla prima staccata. Pensavo di avere la staccata favorevole, visto che ho una trazione posteriore, invece lui è riuscito a staccare addirittura dopo di me e quindi mi ha passato abbastanza agevolmente.
Lo dico, festeggiare la 500ª gara con un secondo posto mi va più che bene. Beh, in realtà sarà stata la 501esima. No, no, 500ª la facevo in gara 2. Ah, facevi in gara 2. Quanto abbiamo festeggiato in gara 1? No, in gara 1 era la Infatti. 499esima. Allora, intanto, visto che è stato nominato, portiamo Aspetta in che diretta anche Alessio Lucchesi. c'era anche Marco Belfiore che voleva. Adesso abbiamo Alessio Lucchesi, vincitore di Promesso gara di sala 2. Ciao d'attesa. Alessio. Ciao. Approfitto per farti i Ciao complimenti, Alessio. Alessio. Bel Grazie. sorpasso, bello, bello davvero. Grazie. Tutto culo. No. I culi in gara 1 non ne ho avuto comunque. No, 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 ma è per fortuna. Anche perché avevi già un po' rotto a stargli dietro e basta. Cioè, che cavolo, dai. Ma sei arrivato lungo, hai sbagliato, cosa hai fatto in gara 1? No, no, mi è andato il gioco in iguana. Ah. Ah, infatti abbiamo visto che in uscita dalla prima variante sei proprio andato dritto. Sì, avevo lo schermo nero inizialmente e poi si è ridotta l'icona. Ho ripreso subito il mouse. Sono ripartito. Io speravo nel bis in gara 2, però vabbè. Certo, ovvio. Ah, tra l'altro, Marco, abbiamo raggiunto la punta di 39 spettatori Eh sì, mi hanno stasera. Mamma riferito, mi hanno riferito. mia. Tanto visto c'è un sacco di Che spettacolo. gente collegata adesso nel sito. Che fanno? Quella bustarella a fine. A Anche fine perché stasera diretta. c'era concorrenza, eh? Eh C'era anche sì. una gara su DTM Online Liga e qualche altro portalaccio. DRS c'era la Formula 1. Ah, pure. Ecco. Ecco, abbiamo detto il portalaccio. E Sì, vabbè, più io vi c'era saluto, ragazzi. anche Roma Inter, quindi figo. Cavolo. Oddio, sei Ciao stato Dario, ottimo. buonanotte, Va bene, tutti complimenti ragazzi. per Alla le prossima. gare. Ciao, 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 Dario, ragazzi. ciao, ciao, Complimenti a tutti. ciao, ciao. Grazie, ciao. Tira su Marco Belfiore che voleva anche lui dire. Riesci a tirarlo su tu, lo tiro su io. No, tiro su Ecco. io. Marco, ciao Marco. Sera a tutti. Sei in Ciao. diretta. Allora, abbiamo visto esordio, diciamo, meno felice di quello di lunedì nelle TCC. Forse magari causato anche dal poco allenamento. Sì, poco Purtroppo, allenamento. vista l'enorme bagarre tra le auto che c'erano nelle posizioni di testa, non abbiamo inquadrato molto dalla decima posizione in giù, anzi, probabilmente mai. Non nelle battute finali, giusto per dare a tutti di mostrarsi. Racconti un po' come sono andate le tue gare. Ah, allora diciamo che a parte lo scarso allenamento, poi c'erano stasera almeno io avevo problemi proprio con la connessione. L'immagine ogni tanto saltava, infatti spesso arrivavo lungo, mi trovavo già direttamente sull'erba. In gara 1, diciamo che all'inizio c'è stata tanta bagarre, tante persone che arrivavano addosso. A un certo punto non si è capito più niente, ho preso botta a destra e a sinistra, infatti sono rimasto anche bloccato tra alcune macchine. E poi comunque abbiamo chiuso ventesimo anche perché ho fatto un errore madornale, il calcolo della benzina. Ho messo, No. sì, infatti ho dovuto fare gli ultimi quattro giri a velocità media, proprio mi fracassavo. Però abbiamo chiuso ventesimo, infatti la macchina si è spenta all'arrivo. Appena ho superato il traguardo, tup, si è spenta. Mamma mia. Esatto. E gara 2 invece era partita meglio, poi all'improvviso di nuovo ho avuto questi problemi con la connessione. E poi diciamo che anche lì un paio di tamponamenti, tra cui uno addirittura sono rimasto incastrato con un'auto, infatti acceleravo ma rimanevo fermo, non so No. come però. Ti posso chiedere Sì. che skin hai scaricato, quelle in alta definizione o le No, io ho scaricato quelle là in bassa perché ho detto in alta altre? darà fastidio, però comunque mi dava proprio parecchio disturbo, infatti dicevo man mano a Diego, dicevo se lui, anche lui aveva questi problemi, però lui mi ha detto che poi scaricando quelle in bassa dice che ne ha avuto meno di questi problemi. Io invece in tutte e due le gare proprio tartassavo, proprio ogni tanto l'immagine proprio bloccava e comparivo sull'erba. Perché ci sono stati un po' di crash, a dire la verità, sia in gara 1, no, in gara 1 più che altro, gara 2 mi sembra di no, forse 1, non so. Ma io E quindi ce l'avevo magari, proprio no, ma infatti in. anche questi problemi, diciamo, di linea piuttosto che problemi grafici, eccetera, potrebbero essere dati anche magari dal fatto di avere diverse skin o di averle
molto pesanti, non lo so, ormai... Esatto, io infatti ho detto a Diego, probabilmente questo, cioè dire il miscuglio tra l'HD e il normale che sta creando questo difetto, anche perché non era in tutti i punti della vista, io ce l'avevo fondamentalmente alla prima S, fondo rettilineo, lì ogni tanto proprio l'immagine saltava, infatti ormai frenavo a intuito. E poi, diciamo, c'era successivamente, era nel curvone quello là veloce dopo la seconda S, lì proprio lo spegnevo e mi trovavo contro il guardrail, volta per giro, infatti lì non riuscivo proprio a farlo, o arrivavo lungo oppure sbattevo contro il guardrail, non so perché, questi erano i due punti proprio micidiali, poi il resto vibrava un po' l'immagine, però bene o male, ci facevi l'abitudine, ma diciamo che per il resto è abbastanza divertente come mod. Vabbè, poi certo. Ho visto che non è neanche facile recuperare. No? No, purtroppo quando ci sono prestazioni molto equilibrate è veramente dura. È veramente dura. Dobbiamo lavorarci sopra, soprattutto con i bloccaggi, che in questa vista ha tassato, viste le violente staccate, però ci... Però io adesso ho visto, approfitto ancora un attimo della presenza di Alessio Lucchesi, visto che è l'attuale leader del campionato e è anche terzo nel campionato ETCC che stiamo correndo noi altri tre, per avere un po' una sua impressione sulla gara e cosa si aspetta dalla prossima, visto che comunque avrà un 40 kg di zavorra sulla sua auto. Mi aspetto prima di tutto che non mi succeda lo stesso problema che mi è successo in gara 1, quando il gioco mi si è ridotto a icona. Poi per quanto riguarda la zavorra, diciamo che sono abbastanza abituati, visto che ho partecipato ad altri campionati, e diciamo che è anche il mio punto forte guidare con la zavorra. Infatti ci diceva anche Dario che quando vedi ti fiondi, infatti sì. Stai correndo le TCC e VTCC, Con ottimi risultati, nonostante siano comunque appuntamenti ravvicinati, che si corre a lunedì le TCC e al mercoledì il VTCC. Sì, io con queste auto ho un particolare feeling, mi trovo abbastanza bene e riesco ad andare subito forte. Stiamo vedendo. Troppo forte. Troppo forte. Si adattano perfettamente al mio stile di guida. Ognuno si chiama. Ottimo, dai. Allora ti aspettiamo ancora tre protagonisti al prossimo appuntamento. Del VTCC, nelle TCC, no? Anche sì, se nelle TCC ci lasci un po' di spazio. Nelle TCC cioè, ci lasci un po' di spazio anche a noi. Esatto. Se no ti scoppiamo le gomme, prossima volta non parti. Nelle TCC devo ancora vincere, che non ho vinto la gara. Vabbè, dai, speriamo. Ah, la prossima volta te la facciamo vincere, dai, te lo prometto. Ok, dai, vi lascio liberi i vostri impegni, anche ora di chiudere la diretta. Direi di sì. Quindi facciamo i complimenti a Alessio per la gara di stasera, in bocca al lupo per la prossima. Grazie. Complimenti a tutti e ci rivediamo al prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento che sarà fra 2 settimane sul tracciato di Valencia. Sì. Esatto. Il tracciato di Valencia fra 2 settimane, altre 2 manche sicuramente interessanti. Stasera avete visto quello che è successo in pista, due ce ne sono stati tantissimi. Immaginatevi cosa può accadere su un circuito semicittadino. Soprattutto con l'incognita delle zavorre, quindi un'altra variabile in più in questo già imprevedibile campionato. Mi raccomando, non perdetevi la diretta della prima gara, del primo round del campionato GP2 il prossimo mercoledì, sempre qui su Sim Racing World, con Massimo Caverio e Dario Bosia in cabina, commenti di regia. Campionato che si pronuncia interessante anche perché ci sono dei nomi di grande spicco. Esatto, ci sarà Mauro Dragoni. Se vedi, appunto, che non sarà tra i nomi di spicco, ma diciamo farà
Farò il ruolo di chi aspetta i cadaveri al bordo del fiume. Diciamo anche che tu hai inaugurato le dirette su Sim Racing World, proprio il campionato GP2 scorso, se non vado errato. Era stata la prima di diretta? Allora Se non sbaglio, sì, perché poi c'erano sì. state dopo, c'erano state le Predator, poi c'era stato, comunque se non sbaglio è stata proprio la prima, un Ah, annetto bene, fa. bene. Un annetto, forse anche di più, perché mi sa. Era, sì, il periodo era dicembre-gennaio, quindi È vero, ricordiamo anche che le facevi completamente da solo, quindi da lavoro che solo adesso facciamo in due le tra facevi l'altro da solo. da solo con solo il portatile, quindi cioè, Sì. veramente avevo una visibilità cioè, non limitata di più, e anche perché in pista poi cioè, si scannavano, quindi Penso sia stato un bel campionato. è stato un bel campionato, quindi speriamo che sia altrettanto bello il prossimo GP2, insomma, ci sono tra i Eh sì. partecipanti, c'è cioè sia David Greco che Alex Piccolo, insomma, Eh sì, non è bel, che sulla carta si pre Buonasera. Decisamente, ecco che è arrivato ecco qua, Paolo. attenzione sul filo di lana, mentre si sta facendo i saluti finali, tac, la zampata del Lo tempo, squirting finale lo ci doveva squirting essere. finale, squirting finale, ma d'altra parte lo squirting arriva sempre alla fine, Beh, d'altronde ma non si può c'è. dire queste cose in diretta. Al termine Vergognati. di un qualcosa di ben fatto, arriva lo squirto. Ma che c'entra? Ma dai, siete in diretta, ragazzi, su. Sì, Sì, lo so che siamo siamo ancora in in diretta. diretta. Sì. È La per questo sera. che parliamo così. È di 39, spettatori. Non c'è 39? male, Non c'è male. 39. Bravi. Attivo molto osservato, infatti, in gara. Sì, dopo la poll di sicuro. Cacchio, beh complimenti sì. Sì. per la pole, vero, bravo. Esatto, bravo Grazie. Alessio. Una zampata Complimenti finale, a tutti diciamo. voi perché avete fatto tre belle gare. Insomma, è stato bello commentarvi questa sera. Grazie. È È stato stata faticosa bello. farla. Beh, per noi, insomma. Però, Non posso. insomma, è bella l'incertezza di questo campionato. Perché, insomma, visto anche quello che è successo ad Ario. Sì, lì è stato davvero rischiato di finire fuori gara anch'io, è stato divertente. Abbiamo visto, abbiamo visto, è stato un bel Mi contatto. spiace, no, mi spiace per Dario perché avrebbe fatto sicuramente meglio. Io non so se dalla diretta avete visto cosa è successo al penultimo giro di gara 2, la parabolica. Mi sa di Che no. era finito Mantovani lungo, mi sembra. No, No. forse quando sono passato Paride gli ha ultimi. sbagliato, si è toccato con Belli e sono arrivato io in quel momento. È così che abbiamo visto Livi perdere parecchie posizioni, infatti, sul finale. E poi anche Di Vico ha avuto un problema sul mio sorpasso. E ci siamo sfiorati, ero all'esterno, ci siamo sfogliati e lui si è girato. Non ho capito come. È stato strano. Al mucchio selvaggio si vedeva bene, almeno in diretta. Sì. Ovviamente È stato divertente commentarlo. che vi siete scannati di botte. I primi giri sono stati veramente, soprattutto gara 2 dove eravamo molto impacchettati. Come mi diceva prima il buon Dario, ho scelto la pista migliore per fare la pole. Già ne faccio pochissime. Poi, cioè, fino al traguardo non si può passare più. Ma che problema c'è? C'è 400 metri rettilineo. Eh sì, Ma ti infatti ha abbiamo lasciato la visto. soddisfazione della prima staccata, o meno quella te l'ha lasciata? No, no, non gliel'ha lasciato, si è Ah. buttato subito dentro. Ma io ho frenato anche presto e sono arrivato lungo. Devo ancora capire come ho fatto. Ottima strategia. Sì, Bella lì. mi è passato anche Alessio. Mi sono stato dietro tutta la gara. Ho fatto elastico. Mi avvicinavo, mi allontanavo, mi avvicinavo. Mi sono avvicinato. Poi è successo quello che ha detto. Infatti, mi stavo chiedendo che gli era successo. Che l'ho visto andare fuori da solo. Beh, il crash, Mi è ridotto andato in coda Icona. il gioco. Ah, ok. No, ma mi è giunta la voce che il sorpasso Lucchesi su Fiore in gara 2 sia stato molto bello per la vittoria. Sì, ho Eh sentito sì, anch'io. gli ha Cioè, fatto l'ho una visto da distante. staccata alla prima variante e gli ha staccato all'esterno. Marco si è tenuto un po' all'interno per difendere la posizione. Si è infilato all'esterno, ha dato una staccata della Madonna, ma
gli ha dato, eh? Cioè, nel senso che non è che tipo si sono entrati sportellando, no, no, gli ha messo davanti l'intera macchina ed ha tenuto perfettamente la traiettoria. No, no, ha fatto un gran. E l'ha fatto anche la stessa manovra qualche giro prima su Di Vico, quindi l'ha studiata bene la manovra. Bene. Ok, dai, io direi di salutarci qui. Ci vediamo mercoledì prossimo, allora. Vi terremo compagnia GP2. Tutti i mercoledì ormai. Per le GP2. Per le GP2, sì. E anche lì sarà un bel campionato. Eh sì. Si spera. Penso che assisterò alla gara e al vostro commento. Guardando i nomi dei partecipanti, può essere interessante. Vabbè, decisamente. Mi sicuro interessa. Sì, potrebbe. Bene, direi che possiamo chiudere per questa sera. Ok. Buonasera a tutti, ci vediamo alla prossima allora. Siamo alla prossima, grazie mille a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli spettatori e buonanotte a tutti. Grazie a voi. Buonanotte. 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 Buonanotte.